Eccoci qua, Big Luca da Dubai, sempre per la serie errori, tragedie dell'online marketing. C'è questa cosa di cui parlo spesso con le persone, che è la seguente. Mi dicono, ascoltami, io non ho la minima idea di che cosa fare, quindi da che cosa parto? Come parto se non so che cosa fare? E molte di queste persone, la loro tendenza, anche seguendo i consigli sbagliati di vari charlatani, cominciano a creare un blog, o a creare una pagina Facebook, un gruppo Facebook, o una community, o un qualcosa, e incominciano a lavorare. Non si capisce, di solito cominciano o a scrivere cose inutili, tipo su Instagram, frasi motivazionali su Instagram. C'è gente che posta frasi motivazionali su Instagram, ha un gruppo dove aiuta la gente gratis, oppure fa dei video gratis senza sapere come monetizzarli. Talvolta fanno dei video gratis anche molto belli, una community molto utile, ok? E non capiscono mai come monetizzarla. E quindi arrivano da me e mi dicono, senti, ma io come faccio? Ho già fatto un video riguardo a questa cosa. La risposta è, molte volte non si può. Voi dovete finirla di cominciare, di fare qualunque cosa se non avete un chiaro piano di monetizzazione in mente. Voi non fate nulla, voi non aprite Instagram, non aprite Facebook, non aprite YouTube, non fate niente, statevi fermi con le mani se non sapete come monetizzare. Un gruppo Facebook, ve lo dico in modo chiaro, dove voi avete attratto quelli che in inglese si chiamano freebie seekers, ok, persone che cercano cose gratis, molte volte non può essere monetizzato, perché avete il gruppo pieno di persone di basso profilo anche mentale, che vogliono cose gratis, che si aspettano che voi rispondiate in modo immediato. Adesso mi gratto la testa, qualcuno dirà che sono incongruente. Guarda, adesso faccio i gesti in posto. No, perché ho avuto... No, ci sono persone così intelligenti che passano il loro tempo a analizzare il linguaggio del corpo di Big Luke. Fresco. Allora, che cercano cose gratis, avranno sicuramente quasi la mentalità della fregatura, considereranno che voi li state fregando, perché nel momento in cui loro sono abituati a un valore gratis, voi arrivate e invece vendete, loro dicono, scusa, le informazioni gratis? Non solo, avete delle false metriche, avete un gruppo, magari avete una pagina con dei likes, degli shares, dell'engagement, dei dati demografici. Su quello che facevate prima, cioè aiutavate le persone gratis, adesso invece avete cominciato a vendere, ma le persone sono andate via. E quindi è una cosa che non sta in piedi. Il piano di monetizzazione, potete chiamarlo business plan se volete, io non ho mai fatto uno in vita mia, c'è chi dice che è essenziale, non mi interessa, questa diatriba non è la mia guerra. Però dovete capire come, se io apro Instagram, come monetizzo? Non lo so, non lo apro. E le persone dicono, ma intanto lo apro e faccio. No, perché avere per esempio un account Instagram va mantenuto. Non solo, magari avete dei feedback di persone che dicono, grazie con le tue frasi motivazionali mi stai cambiando la vita. Allora ho detto, ma allora è utile. Ma allora ho un pubblico. Ma non lo state monetizzando. E quindi dovete tenere vivo questo social media e quindi vi succhi energia. Conosco persone che assumono persone per farlo. E non c'è un dividendo, non c'è un ROI, non c'è un ritorno economico da questa cosa. Questa si chiama follia. Il focus è una delle prime cose. Voi non aprite un canale Facebook, non aprite YouTube, non fate assolutamente niente senza capire come si monetizza questa cosa. Niente, assolutamente niente. Ok, signori? Quindi questo è il messaggio che volevo passarvi. Davvero, perché si entra in delle situazioni che sono assolutamente assurde, che mi capitano, di persone che hanno in realtà business più complessi dei miei, fanno zero. Ma tu cosa stai? No, ma io ho fatto, no, perché io ho il gruppo, sto dando valore, attenzione, no, perché se non dai valore chiaramente, e ho aumentato, e poi di solito la cosa è questa, queste persone ti finiscono di solito per scrivere un libro, che è una delle cose più inutili in termini di monetizzazione, ragazzi, in termini poi di ego, fate quello che volete, ma in termini di monetizzazione bisogna finirla di dire che avere un libro chissà che cosa fa, perché non è assolutamente vero. Ci sono un sacco di persone che vengono da me e dicono, io ho anche scritto un libro, e ti dico, zero soldi, vero? Eh sì, però l'autorità, si capisce che non hanno la minima idea di quello che stanno facendo. Cioè proprio confusi, no? Vi rendete conto? No, sì, ho scritto un libro, perché? No, non lo so, però dici che dovrei aprire io. Cioè, non capiscono quello che devono fare. Il mio consiglio è sempre lo stesso, capisco di essere di parte. Prendetevi un corso, come il mio corso online marketing per mentecatti. Se non volete prendere il mio, non prendetelo. Prendete dei video gratis, guardate i video gratis su YouTube. Dovete innanzitutto capire che cos'è un business online. Come si fa? Io ho ancora persone che dicono, ma cosa vuol dire fare soldi online? Esatto, devi capirlo. Ok?
che ci deve essere un processo di compravendita online, già suona meno sexy compravendita online, no? Quindi vi dovete rifare tutto il mindset in relazione all'online marketing, non ci sono le fregature, non ci sono gli schemi Ponzi, dovete uscire da questa mentalità. Dovete cominciare a capire che dovete portare servizi o prodotti che il market vuole, che il mercato vuole. Marketing deriva esattamente da mercato, cioè da market. Cioè dovete soddisfare il mercato e dovete gestire questo mercato in un processo di monetizzazione, di funnelizzazione verso offerte, upsell, cross-sell, eccetera, eccetera. Ci sono ancora persone che io con cui parlo, gli dico: scusami, ma tu perché vendi questo? Io lo vendo perché a me piace. Io dico: ma tu non sei il mercato. Cavoli, mi parlano di ricerche di mercato, ma persone anche che dovrebbero saperlo, di business plan, no? Ma perché io, no? Faccio di qua, faccio di là, non fai assolutamente niente. Quindi, signori, piano di monetizzazione. Se non sapete come monetizzare una cosa, non fatela, perché non arriverete da nessuna parte. Più cose aprite, ricordatevi anche questa cosa, più cose aprite, più canali aprite, più cose avete in ballo che non monetizzate, e prima andate a gamba all'aria, e prima ci sono dei problemi assolutamente enormi. Ok? Questo è Big Luca da Dubai, entrate nel funnel, prendete il corso, andate via. Ciao!